Sbranati dalla lupa. Non aveva preferenze il tecnico del Prato Roberto Malotti alla vigilia in Fatto di animali. Che sia la lupa o l'aquila, sono sempre animali. E invece la lupa Roma ha fatto un sol boccone del Prato. Ad Aprilia, nella partita di andata dei play-out per la permanenza in Lega Pro, la lupa Roma ha superato il Prato per 2-0. Una sconfitta pesantissima per la squadra bianco-azzurra che per salvarsi nella partita di ritorno dovrà vincere almeno con 2 gol di scarto. La salvezza del Prato, insomma, è appesa ad un filo. Ad Aprilia partita davvero incredibile. Prato bruttino, senza idee e confuso. Lupa Roma, cinica e spietata. Primo tempo equilibrato, con il Prato che si presenta anche dalle parti del portiere Anedda, che si conferma sempre molto vigile. Gli risponde per le rime l'estremo difensore del Prato, Rossi, sempre reattivo nel disinnescare gli attacchi ciociari. Da annotare al 43esimo l'ammonizione del difensore pratese Ghidotti per questo fallo a centrocampo. Sarà un giallo pesante. Nella ripresa dopo 5 minuti il Prato rimane in 10 uomini. Fallo di Ghidotti su Tajarol che induce l'arbitro ad estrarre il secondo cartellino giallo per il difensore laniero che viene espulso. La strada del Prato diventa tutta in salita. All'ottavo lupa Roma in vantaggio con Fabbro che di testa mette alle spalle di Rossi. Gioia ciociara, disperazione laniera. Il Prato sbanda, la lupa Roma affonda i colpi e al 32esimo il neo entrato Leccese spinge il Prato ad un passo dal baratro. 2-0 per la lupa Roma. Il Prato barcolla come un pugile vicino al tappeto, ma proprio in zona Cesarini ha un sussulto d'orgoglio. Fallo in area di rigore di Daffara su Benucci che induce l'arbitro a concedere il penalty alla formazione bianco-azzurra. Dal dischetto Moncini si fa parare il tiro da Anedda. Finisce 2-0 per la lupa Roma. Adesso il Prato è ad un passo dalla clamorosa retrocessione in Serie D. Per mantenere la Lega Pro serve un mezzo miracolo.